Resta alto lo stato di allerta nello Sri Lanka dopo la serie di attacchi che hanno sconvolto il paese. Colombo è una città in lutto ma anche in stato di emergenza. Mentre sale a 359 il bilancio sempre provvisorio dei morti, il governo attacca ora i servizi segreti. In pratica l'intelligence sapeva del rischio di attentati ma avrebbe nascosto le informazioni deliberatamente. Un'accusa pesantissima che rischia ora di destabilizzare tutto l'intero apparato di sicurezza. Secondo il ministro della difesa cingalese, si è trattato di un grande errore nella condivisione delle informazioni. Per quanto riguarda invece la riorganizzazione dei responsabili alla sicurezza stessa, il presidente ha assicurato che nei prossimi giorni ci saranno cambiamenti nella gerarchia sia a livello militare che ministeriale. Si incrociano anche le rivendicazioni degli attacchi. Una arriva dall'NTJ, un gruppo islamista locale, l'altra direttamente dall'ISIS. Finora sono più di 60 le persone fermate, ma le indagini proseguono senza sosta. Intanto nella capitale, come a Negombo, si sono svolti i funerali di alcune delle vittime. Accanto al dolore le famiglie chiedono giustizia e chiarezza. Se gli 007 dello Sri Lanka erano a conoscenza del rischio perché allora non si è fatto nulla, questo è il grande punto interrogativo.